Allora, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare, ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Oggi invece parliamo di rune. Per la precisione, come creare talismani con le rune. Ovvero talismani runici. Se vuoi fare dei talismani runici, per prima cosa devi iniziare a conoscere a fondo i significati di ciascuna runa. Qui puoi trovare il link al video sui vari significati delle rune. E soprattutto devi sentire le rune affini a te, devi diventare quasi un tutt'uno con le rune. Per fare ciò ti consiglio di maneggiarle molto spesso, così come ti avevo, se non sbaglio, suggerito nei vari tutorial su come fare delle divinazioni con le rune, o comunque anche scriverle molto spesso concentrandoti appieno su una precisa runa e concentrandoti anche sul suo significato. O comunque sii artista, lasciati guidare dall'istinto, dall'intuito, e cerca un modo per entrare in sintonia con esse, perché più sei in sintonia con esse, maggiore sarà l'effetto del talismano, quindi acquisterà ancora più potere. Io personalmente ho iniziato maneggiandole spesso, continuando a leggere i significati di ciascuna runa, o comunque portandomele molto spesso dietro, soprattutto quando vado in vacanza. Non vado mai in giro senza le mie rune, me le porto sempre dietro, a meno che non faccio viaggi all'estero, allora preferisco lasciarla a casa. Una volta fatte tue i significati delle rune e aver creato una connessione con esse, puoi realizzare i talismani runici, e puoi farlo in due diversi modi: con il crittogramma, che consiste nel scrivere le rune in fila come semplicemente stessi scrivendo, o tramite un simbolo, ovvero unire le rune che hai scelto in un'unica figura. Generalmente si usano dalle 5 alle 7 rune. Per il crittogramma puoi arrivare fino a 7 rune, mentre per il simbolo si consiglia principalmente di utilizzarne al massimo 5, così da non creare confusione nell'immagine e distinguere per bene ciascuna runa. Successivamente stabilisci il tuo obiettivo e scegli le rune che meglio rappresentano questo tuo obiettivo. Ma l'importante è che tu scelga rune la cui energia e significato non cozzino tra loro, perché sennò non vi sarebbe alcun effetto, o comunque ci sarebbero ostacoli o farebbe fatica ad avere effetto il talismano. E ogni runa deve definire ogni aspetto dell'obiettivo che vuoi raggiungere. Per esempio, se vuoi fare una buona impressione in un colloquio, sceglierai una runa che dà fiducia in te stesso, che ti aiuti nelle comunicazioni, che ti dà successo completo. Quindi scegli le rune calcolando ogni aspetto dell'obiettivo che ti sei prefissato. Per realizzare il talismano puoi scriverlo sia su un pezzo di carta che su un sasso o un pezzo di legno, è indifferente. Se lo scrivi sul pezzo di carta, ricordati di scriverle entro un cerchio, e per scriverle puoi utilizzare i colori rosso e oro. Generalmente si utilizza il colore oro per le rune. Una volta che decidi di scrivere le rune, concentrati fermamente su ogni singola runa che scrivi e concentrati sul significato che deve avere nel talismano, perché ovviamente le rune hanno molteplici significati, però tu devi attingere al significato che fa più comodo a te. Quindi mentre la scrivi, concentrati sul significato che deve assumere la runa all'interno del talismano, e quindi quale dei suoi tanti significati deve avere predominanza. Se invece per il tuo talismano decidi di creare un simbolo, non ti preoccupare se sei costretto a capovolgerne qualcuno.
L'importante è che nell'immagine ciascuna runa venga distinta chiaramente. Una cosa importante per il simbolo è che alla fine non deve apparire una runa contrastante col tuo obiettivo. Quindi fai molta attenzione prima che combini un casino. Ovviamente il talismano puoi crearlo anche con una semplice runa, se proprio necessiti di un supporto e comunque ancora non sei proprio un esperto. Se nel tuo talismano devi precisare il sesso di una persona, la runa Laguz corrisponde a donna e la runa Tiwaz corrisponde a uomo. Ti sarà utile in caso in cui tu volessi realizzare un talismano a fini sentimentali, amorosi. Ovviamente per realizzare il talismano devi essere tranquillo, con la mente sgombra da ogni pensiero, non avere fretta, non farti prendere dal panico o dall'ansia che magari ti possono scoprire o che magari stai facendo una cosa che non devi fare. Piuttosto aspetta il momento giusto, quando magari sei solo a casa, e soprattutto non avere fretta di vedere i risultati, perché ci vuole tempo e quindi non si può mai sapere quando riuscirai a vedere appieno i risultati. Ma soprattutto credi fermamente in quello che stai facendo, credici con tutto te stesso, perché così gli conferirai ancora più energia e soprattutto riuscirai davvero a vedere i risultati, perché se lo fai senza crederci ci vorrà molto ma molto più tempo che magari tu ottenga un risultato vero e proprio. Una volta realizzato il talismano puoi anche decidere di caricarlo per conferirgli maggior potere e semplicemente poggi a terra il foglio, mettiti in piedi, alza le braccia in alto come se stessi dando l'energia a Goku, concentrati sull'obiettivo finché non sentirai le mani formicolare. Una volta sentito quindi arrivare l'energia fino al plesso solare, posa le mani sul talismano, immaginando ovviamente che l'energia venga impressa nel talismano, e poi ovviamente portalo insieme a te, o comunque puoi anche decidere di lasciarlo nascosto in un posto consacrato o comunque purificato dalle energie negative. Una volta ottenuto il risultato, se hai scritto il talismano in un pezzo di carta, brucialo. Se invece l'hai scritto su un pezzo di legno o un sasso, avvolgilo in un panno bianco e poi sotterralo tra una luna nuova e l'altra, così da fargli disperdere tutte le energie. Ovviamente per fare questi tipi di incantesimi non occorre assolutamente che tu utilizzi il tuo sangue o che fai dei sacrifici umani con degli animali, no, assolutamente no. Anzi, alcuni accorgimenti e alcune, diciamo, avvertenze. Il talismano realizzalo solo per te, non creare un talismano che agisca su un'altra persona, soprattutto non farlo se non hai avuto il consenso di questa persona. Un'altra avvertenza che ti do è di non creare talismani che possano nuocere persone o la natura o gli animali, perché poi ti si potrebbe torcere tutto contro. Così come, se non sbaglio, avevo detto nel mio video sull'introduzione alla magia. Perché comunque tutto ti tornerà indietro, se non in questa vita, nell'altra, e lo farà malissimo. Quindi mi raccomando, crea talismani soltanto per i tuoi scopi personali e che non procurino dolore né a te e né a altre persone, animali o alla natura. Mi raccomando, comportati bene. Credo che sia tutto. Se hai domande, non farti problemi a scrivermi qui sotto. Se non ti è chiaro qualcosa o se hai bisogno di una mano, non farti problemi a scrivermi, perché sono sempre molto felice di darti una mano. Se stai timido, non farti problemi anche a scrivermi su Instagram. Inoltre fammi sapere cosa ne pensi del video e se l'hai trovato utile e interessante.
sono sempre molto curiosa e felice di ricevere un tuo feedback. Per oggi è tutto, ti ringrazio tanto di essere arrivato fin qui e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon!